Ciao a tutti da Andrea, da Satori e dalla Casa sul Fiordo. Allora, oggi andiamo a parlare di un tema molto attuale e molto importante, che è la convivenza. Perché ho scelto la convivenza e di parlare appunto oggi di questo? Perché in questi giorni sempre più persone mi stanno così raccontando in maniera intima il fatto che sta diventando sempre più complicato trovare degli spazi, trovare una dimensione all'interno delle proprie case dove da un po' di tempo, circa un mese, si è costretti a stare perennemente con moglie, figli, compagni, compagne o perché no, i coinquilini. E questo sta diventando sempre più complesso per tutta una serie di motivi che adesso andremo a vedere. Tra l'altro, proprio in questi giorni alcuni episodi sono sfocati addirittura in tragedia, quindi è assolutamente importante capire quali sono le dinamiche che stanno portando a questo. Allora, ragionandoci un attimo, il punto di partenza è che noi abbiamo creduto per tanto tempo di convivere o di condividere veramente il nostro tempo con molte persone, ma così non è stato. È molto facile convivere con qualcuno quando in realtà il lavoro ti tiene fuori 10 ore, quando torni forse ti incontri per un'ora, 2 ore la sera, poi te ne vai a dormire, ti risvegli la mattina magari in orari diversi e si riparte. E magari si convive realmente solamente un giorno, forse 2 a settimana. È tutto molto diverso quando è così, non è esattamente una convivenza come quella di oggi. Ma soprattutto c'è di peggio, non solo non eravamo realmente abituati a convivere con gli altri, ma in primis non siamo abituati a convivere con noi stessi, perché in questa diatriba giornaliera in cui tutto accade tranne avere tempo per noi, tranne avere la possibilità di avere risposte, questo è quello che succedeva fino a un mese fa, e ovviamente non abbiamo imparato a convivere con noi stessi, non abbiamo imparato ad ascoltarci, a ricavarci una quantità di tempo sufficiente per comprenderci, per sapere cosa amiamo fare anche quando siamo a casa. E quindi queste case, spesso piccole, se parliamo di case all'interno delle grandi città, sono piene di persone che in primis non sanno bene cosa fare e quindi vanno in colluttazione sia morale e spesso anche fisica con l'altro. Bene, allora forse dovremmo ragionare che forse non siamo poi effettivamente nati per essere chiusi nella stessa casa con qualcun altro. Ma mi spiego meglio, no? Uno dei miei grandi mentori, che è Silvano Agosti, mi diceva sempre che al di là del fatto se conviviamo o no con qualcuno, ognuno di noi dovrebbe avere un proprio posto, che può essere una casa, un posto dove può tornare ogni volta che desidera stare solo. Perché convivere con qualcuno è qualcosa di meraviglioso, ma se è basato sul desiderio di farlo, se diventa l'obbligo edilizio di essere per forza a casa con qualcuno, ovviamente questo può diventare assolutamente difficile da sopportare. E quindi in realtà ci siamo un po' beffati da soli, perché per tutto questo tempo in cui tutta questa cosa non ci pesava perché eravamo sempre fuori, non ci rendevamo conto di raccontarci l'idea che stavamo veramente condividendo il nostro tempo con qualcuno, ma di fatto non lo stavamo facendo veramente. E quindi oggi che questo accade davvero diventa complesso. E allora il mio augurio è sempre lo stesso, di cercare in qualche modo di ricavare, partendo anche da 10 minuti, 20 minuti al giorno, il proprio tempo per potersi ascoltare, per poter stare in solitudine, anche se possiamo scendere anche sotto casa, dedicati un quarto d'ora per stare da solo con te, ragiona, perché se riesci a un certo punto a fare in modo di stare bene con te stesso e quindi convivere con te stesso, con quelle che sono le tue idee, quello che è il tuo modo più autentico di esprimerti, allora molto probabilmente poi diventi anche, a maggior ragione, una persona adatta a condividere il proprio universo già completo, magari con un'altra persona che come te si è presa del tempo per essere completa. E quindi allora questa convivenza diventa una convivenza fatta di persone che poi effettivamente hanno qualcosa da dirsi, qualcosa da condividere, qualcosa da fare insieme e che soprattutto sanno accettare, che è una parola meravigliosa, quelle diversità reciproche che esistono, esisteranno sempre, ma che fanno parte di quel corredo genetico meraviglioso che siamo. Quindi
Innanzitutto vi ricordo che, come sempre, l'atto di rendersi conto di queste cose, ma di tante altre, è una scelta. E noi di Satori abbiamo scelto anche domani di contribuire, ma non vogliamo contribuire da soli, vogliamo contribuire insieme a voi, con un'altra bellissima diretta che avverrà alle 18:30, e sempre sulla nostra pagina Facebook, che poi verrà anche condivisa su YouTube. E vogliamo parlare proprio di questo, parlare di tutto ciò che riguarda la nostra possibilità di esprimere i nostri talenti, soprattutto in questo periodo. Cioè, se ci abbiamo pensato, se abbiamo ragionato su quali sono i nostri talenti e se questo periodo li ha favoriti e ha favorito magari l'emersione di questi talenti. Quindi io vi ringrazio, ci vediamo domani, ricordatevi che il nostro motto deve essere viva la vita, perché la vita è qualcosa di meraviglioso. Le montagne sono ancora verdi, il cielo è ancora azzurro, abbiamo ancora aria nei polmoni, possiamo veramente dire la nostra, fare grandi cose, e questo è il modo giusto per cominciare una nuova rinascita. E nel frattempo, ricordatevi, vi voglio bene, ci vediamo presto. A domani, ciao.